It's beginning to look a lot like Christmas. Buonasera. Buonasera. È pronto per l'ordinazione? Sì, grazie. Le posso consigliare una bella bistecca? No, grazie, ho le idee ben chiare. Gradirei una bella zuppa. Benissimo. Come la gradisce la zuppa? Lenticchie. Ottimo. 10 minuti arrivo. Molto gentile, grazie. Prego. Allora, a seguire una margherita dopo, grazie. Benissimo. Arriva subito. Grazie. Mi scusi, ma non le piace la zuppa? No, ma l'assaggi, prego. Ma forse è troppo bollente? Ma l'assaggi, la prego. Ma forse il sale manca? No. L'assaggio. È vero, il formaggio, un attimo. Non è il formaggio, non è il formaggio, c'è tutto, ma la prego, l'assaggi. Va bene, assaggiamo questa zuppa. E manca il cucchiaio. L'altro giorno sono stato a letto con una donna, tutta la notte. È stata una cosa eccezionale, sai? La rifarei. Ti conosco, lo so che lo rifaresti. A proposito, hai visto qua? Wow, ma questa io me la farei subito. Quella è mia moglie. Vabbè, ma pagando, no? Santa Claus is coming to town. Buonasera. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a te. You better not cry. Better not pout. I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. All right, let's go. Ciao. Ciao. Ci conosciamo? Ma certo che sì. Non ti ricordi di me? No, non mi ricordo. Ma come? Tu sei il papà di uno dei miei bambini. Forse, ora mi ricordo, forse anni fa, alla festa di Umberto, alla sua addio celibato, mi ricordo, stiamo quella notte insieme. No. Guarda, ti giuro, io sono sposato, ma chissà come è successo quella notte, però fu una notte molto bella, siamo stati insieme per intera notte, guarda, è una cosa eccezionale. No, mi scusi, forse non ci siamo capiti, io sono l'insegnante di sua figlia. Il papà di uno dei miei bambini. A proposito, domani c'è il colloquio a scuola e ci sarà anche sua moglie. Anche mia moglie? Certo. Sono cose nostre queste qua che non sicuramente... Una distrazione. Ieri ho trovato mia moglie a letto con un tedesco. Oh, e tu non hai detto nulla? E che dovevo dire? Mica parla tedesco. Amore, amore, non è per polemizzare. Lo sai che non sono una donna polemica. Io sono una donna felice, sì. Mi riempi di coccole, tanti regali, viaggiamo tanto. Ma a volte mi dai l'impressione che non mi ascolti. Anche io, amore.
scusiane.